Oltre ai vivai che già stavano lavorando, possono ora riaprire anche i fioristi, per esempio per vendere semi o piante ornamentali, e si può tornare a coltivare gli orti privati. Con l'ordinanza regionale di venerdì pomeriggio, il governatore Zaia ha dato il via libera per la vendita di prodotti florovivaistici anche ai negozi e non solo ai garden center. Da una prima lettura dell'ordinanza stessa si intende che però sono esclusi quei prodotti a corollario dei fiori, tipo oggetti, bomboniere e ceramiche, che si possono trovare normalmente in una fioreria. L'ordinanza parla infatti di semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti, prodotti che entrano anche nei mercati rionali all'aperto, così come ci entrano l'abbigliamento per bambini e le scarpe comprese. Si può anche curare l'orto in un terreno diverso da quello limitrofo alla propria abitazione, bisogna comunque dimostrare che si tratta di un proprio terreno o di uno in gestione, anche se non si parla di terreni legati alle seconde case, dove al momento è ancora proibito recarsi. Piante che sono in vendita anche nelle scuole dove si prevede l'insegnamento di questa materia. Ad esempio, aperte al pubblico ci sono le serre dell'Istituto Stefani Bentegodi in tutte le sue sedi provinciali: Isola della Scala, Buttapietra, Villafranca, San Floriano e Caldiero, come ci spiega il preside Francesco Rossignoli. Abbiamo deciso di, nelle cinque sedi, riaprire al pubblico per la vendita il lunedì, il mercoledì e il venerdì nel corso della mattinata, quindi dalle 8 alle 13. Questo è anche un segnale per far capire che ci siete, che gli studenti hanno portato a termine un lavoro, adesso È portato a un termine segnale dagli molto. insegnanti, però comunque c'è. Esattamente, è un segnale molto importante per la scuola e per la società. Per la scuola perché è un lavoro che non viene lasciato a metà, che viene portato avanti e che a distanza comunque è stato condiviso nei limiti del possibile con gli alunni. Per la società per far capire che noi siamo una scuola molto legata al territorio e naturalmente seguendo tutte le indicazioni, tutte le prescrizioni, tutti i limiti che bisogna seguire nella situazione in cui ci troviamo, noi vogliamo continuare ad avere questo legame col territorio.